late and your mama don't know. Our song is a way to laugh. The first date, man, I didn't kiss her and I should have. And when I got home, for I said amen, asking God if he could play it again. Buongiorno, sono le 7.23, sono già operativa al bar e visto che manca poco più di un anno al matrimonio, ma non manca così tanto in realtà se guardo le cose che ci sono da fare, e ho perso solo 8 kg dei 15, no, dei 25 che io volevo perdere per il matrimonio, ho deciso di ricominciare a seguire bene 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 la dieta, cosa che stando al bar era un po' difficile partendo dalla colazione, perché vabbè, lavorando al bar la mattina facevo colazione con la brioche, quindi da oggi ho deciso che basta brioche la mattina e quindi ricomincio con il mio yogurt di soia, questo, il Soya Sun. Ho preso questo naturale con mandorla, che è nuovo, non l'avevo mai provato prima. Ho preso questo qui e anche un altro al cocco. E non so, saranno buoni, di solito i Soya Sun sono tutti buoni. Però al caffè non rinuncio. Lo yogurt è buonissimo, consigliato, consigliatissimo. Sa proprio di yogurt bianco naturale e mandorla. È senza zuccheri e io gli ho messo una bustina di Dietor perché era un po' troppo neutro, diciamo. Quindi io ho messo una bustina di Dietor, è buonissimo, ma a chi piace è veramente buono anche senza nessun tipo di dolcificante, quindi consigliatissimo. Domani proverò invece quello al cocco, sempre della Soya Sun, anche quello lì è una novità, è naturale però con il cocco, quindi penso che anche in quello metterò una bustina di Dietor. Finito per oggi, dovrei andare, io finisco all'1, sono è 1:04. Dovrei andare per 1:30 all'asilo perché oggi ho il colloquio con le maestre di Sofia, colloquio di fine anno, e solo che un signore che viene sempre al bar questa mattina mi ha portato un cesto di pomodori e basilico, e quindi non posso andare all'asilo con sto cesto di verdura in macchina perché sennò si rovina. Allora faccio un salto a casa velocissima per mettere giù la verdura e poi schizzo all'asilo. Dai, è stato carino questo signore, viene tutti i giorni al bar, probabilmente gli sto particolarmente simpatica, allora mi ha portato un cadeau. Mi ha portato un po' di pomodori cuore di bue, poi ho visto che sotto ci sono anche i pomodori ciliegino, poi un po' di basilico e mi sembrava di aver visto anche dell'insalata. Sì, anche un pochino di insalata. Sono appena tornata dal colloquio con le maestre di Sofia e pensavo di sbrigarmi più in fretta, in realtà è durato 1:30, non solo il colloquio, in realtà ho dovuto anche scegliere le fotografie che hanno fatto le maestre durante l'anno, scegliere quelle che volevo io in modo che me le stampano e me le consegnano. Quindi un po' colloquio su Sofia, un po' le fotografie da scegliere, alla fine ci ho messo 1:30. Quindi si sono fatte le 3 per mangiare, ovviamente di corsa ho fatto un salto dal kebab, ho ceduto anche oggi, però visto che sono a dieta ho deciso di prendere il piatto kebab senza pane, anche se me l'hanno dato lo stesso, non pensavo d'essere il pane, perché il piatto kebab è composto da kebab, riso e le verdure, quindi non pensavo, visto che c'è il riso, che dessero anche il pane, invece me l'hanno dato, ma resisterò e non lo mangerò, lo lascerò per Mauri stasera, perché io non posso, non posso.
Piattino kebab. Domani andiamo al mercato. Ecco la zia, sì, io lavoro. Ciao. Ciao, Valeria. Domani andiamo a casa. Hai fatto i compiti stamattina, Niki? Sì. Ha fatto 6 pagine perché domani dobbiamo andare al mercato. Quindi ne faccio così 2 domani. Ne fa solo 2. Brava, ti sei portata avanti. E abbiamo fatto un pezzo di bambola. Brava. Che lettere avete fatto oggi del compito? Allora, M di? Cosa c'era scritto con la M? Ah, anche quella di nonna. M N L eh? Basta. E basta, sì, avete fatto 6 pagine. 2 pagine per ogni lettera. E poi avete fatto la bambola? Sì, bambolotta. Che pezzo hai fatto oggi di bambola? I capelli. I capelli? Ma l'avete imbottito? Quello anche? Qua. No. No, siamo andati avanti un pezzetto. Dobbiamo ancora cucirlo. Ho imparato a fare il punto festone. Punto? Fetta. Lascia la fitta. Punto festone. È difficile? No. Basta così. Come? Allora hai fatto punto festone tutto il contorno dei capelli della bambola? Io da mangiare sono. Sì. Noi mangiamo. Non vedo l'ora di vedere la bamboletta finita. Domani dove mangiamo? Non lo so, se mangiate dalla zia o dalla nonna. Forse dalla zia, se andate tutte insieme al mercato. E qua. Sì. Vai a chiedere. Oggi avete mangiato le lasagne allora? Sì. Sotto il portico? Sì. Abbiamo fatto il bis e io se ricordo. Wow. È per questo che c'è questa panciotta qua grossa. Abbiamo preso. Sai che io ho rubato le olive nere dal piatto della zia. Le olive nere? Sai che a me non piacciono le olive nere. Allora, io vedevo che e poi le rubavo. E sì, poi quando andavo a chiamare lo zio io le rubavo. E mi vedeva con le olive nere in mano. Quindi oggi cosa avete mangiato? Lasagne olive nere? Che schifo. E mozzarella. Buono. Panino mollo. Panino mollo. Ah, la tinta è venuta. Sì. Un po' rossa, però è venuta. Brava la nonna. Sì, la nonna sì, però io ho preso il colore sbagliato. Ah. Perché è troppo rosso questo. Fammi vedere. Niente, li faccio marroni come i tuoi? Sì. Allora vieni con me dalla parrucchiera, così. No, li faccio marroni. Tu vieni con me dalla parrucchiera, così io le dico: guarda il colore della Nicole, me li fai uguali. Va bene? Sì. Va bene? Vieni con me. Li faccio fare anche io dello stesso colore di Nicole. Perché me li devi tagliare? Se non glielo dico non me li taglia mica. Guarda. Li devo tagliare? No, li lascio lunghi. Anch'io me li faccio fare dello stesso colore di Nicole. Sì, Sofia, sì. Non è il mio colore. Ma Sofia, dove è andato? Sophie, lo stai facendo? Ah, vuoi tirarlo giù? Vuoi tirarlo giù? Ho chiuso il mio frigo. Come hai chiuso il tuo frigo? What? Questo qua è il frigo? Sì. Mamma? Brutto. Come è brutto? Allora io mi siedo. No, Niki, no, c'è sotto Sofia. Allora ti devo prendere il costume nuovo a te. Ti devo prendere il costume nuovo a te. Viola. Niki. Non mi tirare indietro. Mettiti qua, Ti devo prendere il costume nuovo? Sì. Che colore? Scelgo io. Paiana. Me, per che anche tu sei bene a portare il mio sogno. Ci piace? Ripetere. Cose antichissime. Per noi di? Cine, ma che c'è lì? Ma dove vai? Dai, e me? Non voglio più. Devi fare il puzzle del maialino? Per la centesima volta? Sì. È proprio bello sto puzzle qua, Sofia fa questo puzzle tutti i giorni, vero Sofì? Anch'io. Anche Nicole. Mio metti Nicole. Tantissime volte al giorno, vero? Lo fa Nicole mio. Eh? Almeno 2 volte.
volte. Ciao Pep, 2 volte, 200 volte. E ogni volta che lo finisce Sofia cosa fa? Le puzzette. Con le puzzette, no! Ogni volta che finisce di fare il puzzle lo fai vedere sempre alla mamma, vero? Dici, guarda mamma, l'ho finito 80 volte al giorno. Vero Sofì? Guarda mamma. Ecco, esattamente così. Brava Sofì. Finito da sola. Brava. Adesso ti riposi un pochino? Siete stanche che siete state in piscina oggi? Nikki? Sì. Mamma, una di 35 metri di cosa? Di denti. 35 metri di denti? Sì. Chi è che li ha? Quella lì. Ma come si chiama? Ma è un'amica di SpongeBob? Sì. Il prossimo, gargaretti con cibi e cappa. Che schifo. Cosa gentili? Prova così. Prova così. Ma non è di no, non va bene. No, è di chi? Oh, ecco il nevino, l'altro pezzo, eccolo. Dov'è la mamma? Qua? Ti guardi. Guarda cosa ho trovato! Il musino. Ma la pecorella, come si chiama? Bianchina. Ma Nico, se non entra non è che lo devi mettere a forza, eh? Dammi. No. No. Cerchietto, abbiamo vinto la testa di Nicchia. No, la testa. Gianni che rompe il mio pezzo di dotti. No. Mamma, guarda! Hai fatto bianchina? Brava! E Nicchia chi sta facendo? Draghetto? Sì? Ah, di bianca a bianchina, sai. È un po' sommerso dagli altri pezzi, non sai lo vedo. C'è? Come si chiama? Come si chiama l'ippopotamo? Ellie. Ellie. Vicino a Nevina c'è Ellie. Ellie l'ippopotamo. Dove sono i pezzi di Ellie l'ippopotamo? Io ho trovato la sua testa. Ah, no, c'è anche. Mamma, guarda, ho fatto da sola. Brava, Sofì. C'è anche un pezzo di draghetto. Puoi andare a fare le gare di puzzle. Non vedo l'altro pezzo di bianchina. Cosa le manca, bianchina? No, va qua. Che pezzo le manca, Sofì? Il piedino. Il piede? Ellie va qui, guarda. Sì, adesso lo facciamo tutto, ce l'abbiamo spostato. Mamma, non trovo il coso del piedino. Il piedino? Così. Brava. Ecco, vediamo se riusciamo ad attaccarlo là. Guarda Nevino, Sofì. Al loro posto. Non lo so. Va là sotto, la valigetta. Va qua. Riusciamo proprio a spostarlo un po'? Aspetta, così. Aspetta un po'. Vieni che portiamo di la bianchina. Piano, eh. Vieni. Che la mettiamo di lì. Ecco, girala. Girala, amore. Così. Ma ci sta tutto? È bello grande. Bello grande, eh. Sofì, cosa c'è? Che si è smontata un po' bianchina. No, adesso si sistema bianchina. Così, guarda, era, vedi? Come l'hai messa tu. Poi avevi messo la faccina, sì, giusto? E si attacca qui di fianco a Ellie, guarda. Lei, mamma. Ah, scusate. Ecco, sta facendo Sofia. Giusto. E la faccina. Andava su. Nico, brava. Fai qualcosa a Sofia. Fai di qua, fai questa parte di qua. Guarda che c'è un riesci, po' amore? Di vino. No. Sto aspetta, tiriamolo questo. Un po' su. Brava, questo vedi, così lo tiri un po' su. Sto facendo questa. Bravissima. Adesso la testolina col fiocco. Brava. Questo qua non lo so dove va. Mamma, voglio quel pezzo di bianchini qua? Piedini. Questo è un altro pezzo di piedini. Questo va qui, guarda. Io voglio Ellie. Vedi che è un pezzo di fiocco quello? Brava. Papi, ci sono lì da qualche parte i piedini? Ah no, guarda che erano cascati. Erano cascati. Ellie. Mamma, mi dai il pezzo di Ellie? Tieni. Qua, vedi che ci sono le righe del vestito? Brava.
E l'altro piedolino? Bravissima! Bella, abbiamo fatto tutta bianchina, ragazzi! E anche tutta Ellie! E anche tutta Ellie! Anche tutta Dotti! Ma ci sta tutto il puzzle su questo tavolino? Sì! Secondo me... Siamo già arrivati... Ma poi erano di carta, capi? Coltelli. Si doveva pulire l'apparecchio. E di un po' dove avete mangiato? Papà, che non lo so. Fuori, in giardino. Fai il giardino, cerchi il cortile. Che bello. Ne voglio ancora, papi. Poi io il melone l'ho preso a caso, non ho bussato, non ho annusato, ne ho preso uno che mi ispirava e basta. Poi se è buono o no, non lo so. Io non so con che tecnica. Assaggialo. Eh sì, adesso lo assaggiamo. Sono tre i libri. Sono troppe, mamma. Sono troppi? Sono pesanti? Sì. Ok, sono quattro. Io me ne ricordavo tre, invece sono quattro. Ecco qua. Niki, vuoi leggere anche tu con noi? No? Sei stanca? Leggiamo io la Sophie? Sì. Okay. Mamma, io vado qua dentro. Eccolo, gli hai detto d'auguri. Io vado dentro. E che cagliuccio, un fiore! Sì, è il biglietto di auguri che hanno fatto per te, per il tuo compleanno. C'è scritto, perché loro sono più grandi, vero? C'è scritto, buon compleanno Sofia, da Chiara, Greta, nonna Anna e nonno Franco. Anche l'orsacchiotto. Anche l'orsacchiotto hanno fatto. Ma a me non mi piace l'orsacchiotto. Sai come... Sai come si chiamano quei fiori? Girasoli. Sì, hanno fatto girasoli. Che libro leggiamo, Sofì? Allora, la ziale e i nonni ti hanno regalato a tutto tondo. Mi piaci così. Guarda piccole qui. Conte. Questo chi? E acqua in bocca. Quale vuoi leggere, Sofì? Acqua in bocca l'abbiamo visto l'altra volta. Quale vuoi, Sofì? A Viola di faccina gli ho messo anche la busta col cuore. Sì? Wow. Anche qua. Anche qua le hanno fatto i cuoricini. Sofì. Questo! Questo? A tutto tondo leggiamo? Sì, qua c'è il bambino che va a tondo. Ciao, vediamo un po'. A tutto tondo. Ah, come curiosa la Niki, sta qua anche lei, eh? Allora, vediamo un po'. A tutto tondo. A tutto tondo. C'è nessuno in mezzo ai fiori. Qua, qua, Sofì, qua. No, aspetta, così. Mamma Upupa e il suo pulcino. Poi, vediamo un po'. Cosa dice? Chi si nasconde dietro ai girasoli? Chi abita dietro al pagliaio? Apri. Tu. Ah, Pino. Un'altra? Porco Spino. Sì, mettile qua. Mi piace così. Mettile tutte qua che c'è. Ok, mi piace così. Piccole conte o acqua in bocca? Quale vuoi? Conte.
Piccole conte, ok. Dopo facciamo questi. Ma dopo facciamo quelle. Piccole conte. Dopo quelle. No, basta, dopo, è tardi. Sì, le voglio leggere tutti. No.